Ieri sera abbiamo parlato della coscienza. L'icona di riferimento, se ricordate, è stata la pagina evangelica del Buon Samaritano. Lo vide e ne ebbe compassione. E abbiamo detto che la coscienza è questo incontro con l'altro. Non può mai dirsi coscienza l'isolamento, ma è sempre relazionalità, comunionalità. Non potrebbe essere diversamente, perché noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. Ieri iniziavo dicendo che è proprio nella coscienza che parla lo Spirito Santo. Domenica prossima celebreremo la Santissima Trinità, che è proprio la relazione d'amore che intercorre tra le persone divine, ed è quella la relazione a cui sempre dobbiamo fare riferimento. Nel percorso di discernimento che il MEIC ha pensato per quest'anno, stasera e domani sera vi è la presentazione di due figure, di due testimoni, di due persone che incarnano la necessità di fare delle scelte e quindi di saper scegliere. Potremmo dire quello che abbiamo detto ieri sulla coscienza in termini generali, in termini necessariamente astratti o teorici, oggi e domani la vedremo invece proprio in azione, concretamente in azione. E stasera iniziamo da un personaggio che molti conoscono già. È un personaggio che certamente mezz'ora di discussione non può assolutamente esaurire. Possiamo soltanto appena tratteggiare qualcosa. Sto parlando di Dietrich Bonhoeffer. È uno dei maggiori teologi protestanti del secolo scorso, ma è anche un personaggio che per la capacità attrattiva e fascinosa che ha è molto caro anche a tanti cattolici. E quindi io stasera dirò appena qualcosa, quindi non pensiate che quello che io dico sia esaustivo, assolutamente no. Colgo questo aspetto del discernimento, di uno chiamato a scegliere in una situazione terribile, qual era quella della Seconda Guerra Mondiale, ma in una situazione ancora particolare, perché era un tedesco e quindi era, diciamo, dalla parte di chi perseguitava, di chi uccideva, di chi commetteva violenza, e quindi è interessante cogliere anche questo aspetto. Domani invece vedremo un'altra figura, anche questa molto particolare, cioè la Etty Hillesum. Solo chi alza la voce in difesa degli ebrei può permettersi di cantare in gregoriano. Queste parole pronunciate nel 1935 sono parole di Bonhoeffer. Solo chi alza la voce in difesa degli ebrei può permettersi di cantare in gregoriano. In realtà pochi furono in Germania coloro che, usando questa immagine di Bonhoeffer, hanno potuto cantare in gregoriano. Bonhoeffer nasce a Breslau nel 1906. Frequenta gli studi teologici, prima all'Università di Tubinga, poi a Berlino, dove si laurea
nel 1927, discutendo una tesi sulla ecclesiologia che poi pubblicherà con il titolo Santorum Communio. Nel frattempo, in Germania vi è l'avvento del nazismo, che tra le tante cose che provocò, provocò anche una spaccatura all'interno della Chiesa protestante. La Chiesa protestante, che è la Chiesa maggioritaria in Germania, soprattutto in quel periodo, adesso non più, ma in quel periodo certamente sì, l'avvento del nazismo provocò una spaccatura su due fronti dei protestanti. Da un lato vi sono cristiani tedeschi che giudicano l'avvento del nazismo con molto favore. Quindi giudicano Hitler, l'ideologia nazista, con molto favore. Perché? Perché condizionati dalla paura del comunismo. Questo è un fattore storico da dover tenere ben presente: il comunismo rivoluzionario, che appena qualche anno prima si era imposto in Russia e si era imposto con una matrice atea. E nello stesso tempo Hitler era visto con speranza come colui che poteva ristabilire l'orgoglio della Germania, un orgoglio che era stato piegato, umiliato a causa della sconfitta nella Grande Guerra, nella Prima Guerra Mondiale, le condizioni che gli alleati posero alla Germania sconfitta furono delle condizioni davvero molto umilianti. E quindi Hitler si presenta da una parte come quello che può arginare l'ascesa dei comunisti, dall'altra come colui che può ridare dignità ad una nazione che era umiliata e che era anche viveva anche una situazione economica e sociale davvero molto difficile. Ecco, questa prima frangia, questo primo fronte di cristiani tedeschi si affidano al regime nazista e affidano la stessa Chiesa al regime nazista, alla supervisione del regime nazista sulle attività della Chiesa. Dall'altra parte vi è invece una Chiesa confessante che proclama, al contrario, l'assoluta signoria di Gesù Cristo sulle coscienze e respinge con forza ogni tentativo di controllo da parte del nuovo regime. Quindi c'è questa situazione, questi due fronti. La gran parte appoggia il regime nazista. C'è poi una parte che all'inizio non è neanche tanto sparuta, la cosiddetta Chiesa confessante, che è invece confessante perché confessa la signoria di Gesù Cristo. Bonhoeffer all'inizio si schiera dalla parte della Chiesa confessante, decidendo di contribuire in prima persona ad un servizio, alla formazione dei futuri pastori. E per far questo fonda un seminario clandestino, perché i seminari ufficiali erano controllati dal regime nazista con quel primo fronte. Lui organizza un seminario clandestino dove di notte i giovani si ritrovano di nascosto con lui per
proseguire nella loro formazione. Coerente con gli insegnamenti del Vangelo, Bonhoeffer non scende a compromessi con il regime nazista, sceglie di obbedire a Cristo e a Cristo solamente. È famoso un suo discorso sull'obbedienza, se obbedire al Führer o obbedire a Cristo. La parola Führer significa capo. Allora lui si chiede: chi è il nostro capo? Lui dice: io conosco solo un capo, che è appunto Cristo. Tutto questo comincia già a costargli abbastanza caro, perché via via che il regime diventa forte, gli oppositori del regime vengono eliminati. E anche alcuni pastori della Chiesa confessante vengono imprigionati, se non addirittura assassinati. Un altro grande teologo che apparteneva a questa Chiesa confessante era Karl Barth, uno dei più grandi teologi del Novecento, e Karl Barth fu costretto a scappare e andò a rifugiarsi in Svizzera per sfuggire al regime nazista. Lo scoraggiamento si impadronisce e numerosi sono quelli che abbandonano la Chiesa confessante e prestano giuramento a Hitler come viene loro imposto. Quindi questo fronte della Chiesa confessante praticamente si dissolve. Bonhoeffer a questo punto ha una grande opportunità, l'opportunità di lasciare la Germania. Compie un viaggio negli Stati Uniti, siamo sempre a metà degli anni 30, dove potrebbe effettivamente mettersi in salvo. Negli Stati Uniti allarga il giro delle sue conoscenze e viene anche a conoscere la realtà dei neri d'America, e quindi lui è molto interessato a questa situazione di emarginazione. Nello stesso tempo conosce anche ciò che Gandhi nello stesso periodo faceva in India, e quindi la logica della non violenza. Quindi è una persona che ha degli interessi molto vividi a 360 gradi. Dentro di sé deve affrontare una lotta durissima: rimanere negli Stati Uniti e quindi stare lì tranquillo in attesa che tutto finisca in Germania, in Europa, oppure ritornare. È una scelta che lui compie con la Bibbia aperta sotto gli occhi e alla fine sceglie di ritornare in Germania. Il suo posto è accanto al suo popolo, costi quel che costi. Scoppia la guerra, quindi arriviamo nel 1939. Bonhoeffer dovrebbe arruolarsi nell'esercito, come tutti. Lui non può in coscienza accettare di combattere nell'esercito tedesco. Resta coerente con le convinzioni pacifiste maturate negli ultimi anni. È convinto che la guerra sia un male, anche se combattuta per il proprio paese. Tuttavia, di fronte alle situazioni che vanno ad evolversi, il pacifista Bonhoeffer non esita a rivedere il suo pensiero. Vi ho accennato che era molto vicino al pensiero di Gandhi, quindi alla lotta non violenta. Ma di fronte a quello che accade, rivede il suo pensiero. Si domanda se un cristiano e più ancora un pastore
possa limitarsi a seppellire le vittime di un regime criminale o non debba piuttosto impedire, per quanto gli è possibile, che quel regime compia tranquillamente le sue nefandezze, i suoi assassini. E per spiegare questo mutamento che avviene in lui, perché lui cambia posizione, paragona la sua posizione a quella di un uomo che sta viaggiando sull'autobus e si accorge che l'autista dell'autobus è impazzito, e proprio perché è impazzito travolge i passanti. Allora lui si chiede: cosa deve fare quell'uomo che sta sull'autobus? Stare lì a guardare quello che accade o cercare in tutti i modi possibili, anche uccidendo, di fermare quell'autista impazzito? Questa è la domanda, il discernimento che compie Bonhoeffer. Perché di fronte a Dio, lui dice, non si può restare spettatori. Se si rimane spettatori, si diventa complici. E quindi vedete che è un discernimento davvero difficile questo, perché lui mette in discussione, uno dopo l'altro, i principi etici, i principi religiosi che fino a quel momento lo avevano guidato, gli avevano dato sicurezza, gli avevano dato pace per la sua coscienza. Infrange il principio dell'obbedienza alla propria nazione. Quindi quando si tratta di un dittatore e di un feroce dittatore, che cosa bisogna fare? Come bisogna agire? Bonhoeffer si trova sempre più solo. Nessuno lo può sostenere nei suoi conflitti di coscienza e nelle gravi decisioni che deve prendere. E durante tutto questo scrive anche i suoi testi, scrive i libri, che non sono moltissimi perché non ha avuto tempo, è morto giovane, ma i suoi testi principali sono Etica, Sequela, Vita comune, sono questi testi che ci ha lasciati, dove tutte queste cose lui le riflette e ce le ritroviamo. E dice alla fine questo lui: il cristiano deve sempre confrontarsi con le situazioni concrete in cui si trova. All'inizio aveva detto nell'opera Sequela che il cristiano deve rimanere sempre fedele ai principi evangelici, sempre e comunque. Era partito da questa affermazione. E quindi in questo caso non uccidere, sempre e comunque non uccidere. Ecco, via via che si confronta con la storia, con questa storia drammatica che vive, arriva a dire no. Qua le situazioni concrete in cui ci troviamo ci fanno cambiare anche idea. Mai, mai c'è una regola di condotta valida per tutte le circostanze. E mai si potrà evitare di assumersi di volta in volta la responsabilità personale delle proprie scelte.
Dice Bonhoeffer, il cristiano non può cercare rifugio in principi assoluti, tantomeno in ricette già prestampate. In ogni circostanza deve scegliere e deve scegliere ciò che è giusto di fronte a Dio, senza temere di rischiare. Ecco, vedete qual è il cammino di maturazione del cristiano, del pastore, del teologo Dietrich Bonhoeffer. E così decide di agire, decide di mettersi in gioco e lo fa facendosi assumere nel servizio di spionaggio dello Stato Maggiore dell'Esercito. Lui aveva diverse conoscenze, era anche di una famiglia benestante, aveva un cognato che era colonnello dell'esercito, quindi aveva, come dire, le amicizie giuste. Decide di farsi assumere nel servizio di spionaggio dell'esercito, ma facendo il doppio gioco, quindi facendo il controspionaggio. Allora, in questo modo lui ottiene due scopi. Il primo è quello di non partire per il fronte, quindi evita di andare a combattere. L'altro motivo, che è quello più profondo, organizzare una resistenza segreta al regime nazista, carpendo informazioni e creando dei canali di comunicazione con gli eserciti alleati. E Bonhoeffer diventa così un membro attivo, seppur nella clandestinità, nel doppio gioco, della lotta al regime. Compie diversi viaggi all'estero per prendere contatto con gli alti rappresentanti delle chiese protestanti, allo scopo di convincere gli alleati che non tutta la Germania è favorevole a Hitler, che già ci sono tanti generali che sarebbero pronti ad abbandonare Hitler, formare un nuovo governo, stipulare una pace con gli alleati. Gli alleati però, purtroppo, non si fidano. Non credono a quello che Bonhoeffer dice, non credono che ci sia davvero questa resistenza all'interno del regime, e quindi non gli danno troppo credito. Dopo 4 anni di servizio in questo spionaggio e controspionaggio, nell'aprile del 1943 Bonhoeffer viene arrestato dalla Gestapo. L'accusa è quella di essersi intenzionalmente sottratto al servizio militare e di aver partecipato ad un'operazione per mettere in salvo alcuni ebrei in Svizzera. Le accuse che gli vengono poste sono accuse fondate, è vero, però ancora non riguardano la congiura, che evidentemente non è stata ancora scoperta, cioè non sanno che lui fa il doppio gioco. Bonhoeffer comunque viene rinchiuso in carcere e trascorre gli ultimi 2 anni della sua vita nelle prigioni del Terzo Reich, dove non scrive più opere teologiche, ma scrive delle lettere. Delle lettere meravigliose, lettere ai genitori, lettere alla fidanzata, perché era anche fidanzato. Queste lettere, dopo la sua morte, furono tutte raccolte da un suo amico e sono state pubblicate. Si chiamano Resistenza e resa.
e sono, possiamo dire, il capolavoro di Bonhoeffer, così come le confessioni sono il capolavoro di Sant'Agostino, no? Perché è qui che lui parla in maniera molto autentica, molto semplice, dove apre il suo cuore, ma tutti quei concetti teologici vengono sminuzzati appunto nelle lettere, dove si vede che lui è speranzoso e fiducioso di tornare a casa, di riabbracciare i suoi genitori, di potersi finalmente sposare. Ma il 20 luglio del 1944 accade un fatto, è una data importante, è l'attentato a Hitler. Il famoso attentato a Hitler, su cui sono stati fatti anche diversi film, di alcuni generali e di questo servizio di controspionaggio cui faceva parte anche Bonhoeffer. Questo attentato fallisce e tutte le persone, che erano centinaia di persone che avevano congiurato, avevano organizzato questo attentato, sono arrestate. E sono costrette a darsi la morte e Bonhoeffer comprende che è giunta anche la sua ora. Quindi viene riconosciuto che lui fa parte di questa congiura, gli viene tolta ogni possibilità di comunicare con l'esterno, perde tutti i contatti con gli amici, i parenti, la fidanzata che disperatamente lo cerca in tutte le prigioni, perché poi lo spostano da una prigione all'altra per non dare più punti di riferimento, e questa povera ragazza che lo cerca senza mai trovarla. E allora qui si apre l'ultima parte della vita di Bonhoeffer, potremmo dire l'ora della prova, perché nel mezzo di questa prova durissima della prigionia Dietrich si chiede, si domanda se non abbia buttato al vento la sua vita. Sembra, rileggendo un po' le sue lettere, sembra quasi di rileggere Giobbe, il libro di Giobbe. Non sta forse chiudendo la sua esistenza con un fallimento clamoroso? Che cosa ha ottenuto? Ma invece di lasciarsi andare all'angoscia, alla disperazione, Bonhoeffer comprende che la condizione in cui si trova è il caro prezzo che ha scelto fin dall'inizio di pagare per seguire il Vangelo di Gesù Cristo. Ed è qui che Bonhoeffer esce fuori in quelle considerazioni che io ho scelto per il titolo di questo libro, che adesso vi leggo. Chi resta saldo? Solo colui che non ha come criterio ultimo la propria ragione, il proprio principio, la propria coscienza, la propria libertà, la propria virtù, ma che è pronta a sacrificare tutto questo quando sia chiamata all'azione ubbidiente e responsabile nella fede e nel vincolo esclusivo a Dio. L'uomo responsabile, la cui vita non vuole essere altro che una risposta alla domanda e alla chiamata di Dio. Ma dove sono questi uomini responsabili? Ecco che cosa si chiede il Bonhoeffer. Dove sono questi uomini capaci di rispondere? Ricordate, ieri abbiamo parlato della responsabilità come rispondere, capacità di rispondere. E da questa riflessione di Bonhoeffer, che cosa possiamo dire? Troppo spesso noi riduciamo Dio a un tappabuchi, a un tappabuchi delle nostre necessità,
e della nostra impotenza. Si ricorre a Lui nei casi eccezionali, nella malattia, nei tracolli, nell'ultimo istante di vita. Certo, Dio non ci abbandona, ma Bonhoeffer ci dice che Dio soffre con noi, sta al nostro fianco, ma non lo possiamo ridurre a un comodo sostituto delle nostre incapacità. Ricorrere a Lui nel tempo del pericolo, offrendogli magari qualche preghiera, in un rapporto quasi commerciale. Egli vuole essere al centro della nostra vita, attraverso un'adesione d'amore genuina, personale, e anche la Chiesa deve essere soprattutto nel mezzo della vita, della festa, del lavoro, della speranza. Allora Bonhoeffer ci dice: chi è l'adulto credibile? L'adulto credibile è quello che ha compiuto una scelta nella sua vita. Non è rimasto al palo dell'eterna giovinezza, quindi il giovane spensierato, pronto ad essere questo o quest'altro, ma ha deciso di prendere parte alla grande avventura della vita assumendosi il rischio dell'esposizione, il contrario di Don Abbondio. E quindi l'adulto credibile, l'uomo responsabile, è chi sceglie. E sceglie perché la vera azione cambia il nostro essere, lo modifica in modo indelebile. E dopo aver compiuto quella scelta non saremo più come prima. Io sono un amante della storia e tutto quello che è storico a me piace. E una volta ho letto di Cortés, il conquistatore del Messico, che certamente non è un esempio di virtù, però mi ha colpito molto quello che lui ha fatto. Appena gli spagnoli sono approdati in questo posto, in questa terra che non conoscevano, perché ancora non sapevano dove andavano, erano partiti da Cuba alla conquista di quest'altra terra, sapete lui che cosa fece? Fece bruciare le navi per togliere ai suoi soldati la tentazione di scapparsene. Cioè, da qui non si torna. Fece bruciare le navi. Cioè, nel momento in cui siamo chiamati a fare delle scelte, bisogna bruciare le navi. Non si può restare sempre con un piede di qua e un piede di là. Bonhoeffer viene impiccato il 9 aprile 1945, poche settimane prima della fine della guerra. Aveva compiuto da poco 39 anni. L'ultima testimonianza relativa a Bonhoeffer è quella del medico del campo di concentramento dove era stato internato, che scrive così di lui: la mattina di quel giorno, tra le 5 e le 6, i prigionieri furono fatti uscire dalla cella e fu letto l'atto d'accusa. Dalla porta socchiusa di una cella della baracca, poco prima della consegna della casacca da prigioniero, vidi il pastore Bonhoeffer inginocchiato, immerso in una intensa preghiera con il suo Dio. Il modo di pregare di quell'uomo così simpatico, così pieno di abbandono e di fiducia, mi fece profonda impressione. Ai piedi della forca si fermò, ancora un breve istante in preghiera. Indi salì silenzioso e risoluto la scala.
Mai nella mia carriera medica vidi un uomo morire così, così sottomesso alla volontà di Dio. Ecco allora la testimonianza di Bonhoeffer. Ritrovare con un faticoso discernimento Dio e ritrovarlo nella vita di ogni giorno. Ritrovarlo anche e soprattutto nei momenti di crisi e di difficoltà. E voglio chiudere ancora una volta con le sue parole, una sua riflessione in occasione del Natale 1942. Io credo che Dio può e vuole far nascere il bene da ogni cosa, anche dalla più malvagia. Per questo Egli ha bisogno di uomini che sappiano servirsi di ogni cosa per il fine migliore. Io credo che in ogni situazione critica Dio vuole darci tanta capacità di resistenza quanta ci è necessaria. Sono certo che Dio non è un fato atemporale, anzi credo che Egli attende preghiere sincere e azioni responsabili. E che ad esse risponde. Dio chiede preghiere sincere e azioni responsabili. E lui è stato un uomo veramente responsabile.